Così appariva Tunisi alla vista dei nostri azzurri Serena Muravito, Rosario Aiello, Mauro Belmonte, Marta Calegari, Eric Barbirato e Alberto Rota, giunti nella cittadina nordafricana per partecipare ad uno stage organizzato in collaborazione con la Fédération des Activités Subaquatiques de Tunisie e la FIPSAS per un'intera settimana. La collaborazione tra le due nazionali si è concretizzata con alcuni allenamenti svolti insieme, sia a secco che in acqua. I nostri azzurri, accolti nei vasti impianti, hanno avuto modo di migliorarsi nelle tecniche delle apnee, delle virate e dei tuffi, oltre a cercare di incrementare la soglia aerobica sia in vasca olimpionica che in corta. La settimana comprendeva il festeggiamento del 7 novembre, data in cui si celebra tutto lo sport tunisino con manifestazioni di ogni disciplina, tra cui il nuoto pinnato, di cui il paese è portatore tra quegli africani, con un movimento che in poco tempo ha superato i 300 atleti partecipanti nei campionati nazionali e che comincia a mostrare atleti di belle speranze. Il meeting internazionale ha visto schierarsi le rappresentative dell'Italia, Algeria, Egitto, Francia con un atleta e Tunisia. Distanze veloci in programma, 50, 100, 200, sia con le pinne che con la monopinna, più i metri 50 in apnea. 5 medaglie d'oro sono il bottino degli azzurri colti da Eric Barbirato nei 50 e 100 pinne, da Mauro Belmonte nei 200 pinne, da Marta Calegari nei 200 pinne. Argenti per Belmonte nei 50 pinne, per Calegari nei 150 pinne e per Barbirato nei 200 pinne. Un bronzo per Alberto Rota e uno per Serena Murabito nei 200 nuoto pinnato. Nell'ultimo allenamento prima della gara, Rosario Aiello ha accusato una leggera febbre, ma il giorno seguente, dopo aver saltato i 50 in apnea, ha rilevato l'assenza di febbre e ha deciso di partecipare ai 50 in superficie. La gara lo ha visto protagonista sia nel bene che nel male. Infatti nella distanza ha fatto il vuoto dietro a sé, ma all'arrivo, forse troppo violento, ha accusato la lussazione della spalla sinistra. Prontamente soccorso, Rosario si è presentato molto contratto e a nulla sono servite le cure dei tecnici Carosi e Pavone e del medico Di Vasca. Rosario è stato portato all'ospedale e dopo una blanda anestesia generale è stato ben curato e dimesso in 2 ore. La nazionale nell'ultimo giorno è stata in visita alla Medina, lo storico mercato souk, accompagnato dalla nazionale tunisina, e ha così avuto modo di vedere uno dei mercati più caratteristici del mondo. Pomeriggio sul mare, in un tipico locale vicino a Tunisi, e la sera nel migliore ristorante della città, dove Eric Barbirato ha potuto dare sfoggio delle sue doti chitarristiche. Per Rosario Aiello è certo un pronto rientro negli allenamenti.